Icon è l'ultimo roller coaster costruito a Blackpool Pleasure Beach. Inaugurato il 25 maggio 2018, questo launch coaster della Mack Rides è uno di 16 esemplari di questo modello. Dal momento della sua inaugurazione è stato accolto quasi da subito come il miglior coaster a Blackpool ed uno dei migliori di tutta l'Inghilterra. In questo video andrò in profondità sulle origini di questo coaster, parlerò della sua esperienza nei minimi dettagli e vi darò altre curiosità che ritengo opportune di menzionare. Non dimenticate che alla fine del video gli verrà aggiudicato un punteggio finale. Io sono Leonardo e bentornati a Mondo Coasters! La storia di Icon iniziò diversi anni prima della sua inaugurazione. L'idea dell'attrazione sorse quando Amanda e Nick Thompson, rispettivamente l'amministratrice delegata e il vice amministratore delegato di Blackpool Pleasure Beach, provarono Cheetah Hunt a Busch Gardens Tampa in Florida, un multi-launched coaster della Intamin. Il video della reazione, diciamo un tantino esagerata, di Amanda divenne virale nella community di appassionati. Anche se quel video non è più in circolazione, esiste ancora questo screenshot che sinceramente dice già tutto. Malgrado il fatto che Amanda trovò Cheetah Hunt un po' troppo pauroso per i suoi gusti, la famiglia Thompson aveva trovato la loro ispirazione e quindi si misero duramente al lavoro per realizzarla. Secondo un'intervista con il direttore tecnico di Blackpool Pleasure Beach, il processo di pianificazione iniziò attorno al 2015. Diversi produttori erano stati contattati per fornire dei bozzetti sull'attrazione, come Vekoma, Intamin e Mack Rides. Eventualmente, quest'ultima venne scelta, non solo per l'alta qualità dei loro prodotti in offerta, ma anche per via del forte legame tra le famiglie Thompson e Mack. In passato, Amanda aveva prodotto spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio per Europa Park e quindi vedeva Roland Mack, il fondatore del parco tedesco, come grande mentore. È stato anche riportato che il nipote di Amanda ha eseguito un tironcino con i Mack come parte dei suoi studi di ingegneria. A parte questa stretta relazione familiare, Icon non sarebbe stata la prima attrazione firmata Mack a Blackpool Pleasure Beach, visto che possiedono anche il bobsled coaster Avalanche, il Twist and Splash SpongeBob Splash Bash e il Sea Storm Backyardigans Pirate Treasure. Durante la fase di progettazione, la sfida più significativa era come incastrare il nuovo grande coaster nello spazio estremamente limitato della Pleasure Beach. Visto che il parco è situato nel cuore di Blackpool ed è completamente circondato da case, hotel e strade, è ormai diventato impossibile espandersi al di fuori dei suoi confini attuali. Quindi l'unica opzione era di rimuovere attrazioni esistenti o cambiare radicalmente delle determinate sezioni del parco per creare dello spazio. Come ogni parco inglese di livello, Blackpool Pleasure Beach era determinato a trasformare questa limitazione nel punto focale dell'attrazione. Le zone interessate riguardavano il vecchio ponte Tom Sawyer Bridge e un tracciato dei go-kart. L'intera area fu scansionata in 3D per poter permettere ai progettisti di analizzarla nei minimi dettagli. I lavori di costruzione durarono più di 2 anni, con la preparazione del terreno che iniziò nel 2016 con la demolizione del ponte di Tom Sawyer e i go-kart. I primi pezzi di tracciato e sostegni iniziarono ad arrivare nel 2017. Dopo dei duri mesi di edificazione e collaudi, il coaster venne inaugurato il 25 maggio 2018. Icon rimane a tutt'oggi l'investimento più grande nella storia del parco, con un costo totale di 16.200.000 sterline, equivalente a circa 19 milioni di euro. Ma ora che sappiamo com'è nato Icon, com'è che si presenta? Icon, nonostante il suo nome, è tutto tranne che il roller coaster più iconico della Pleasure Beach. Prima di tutto, The Big One esiste. Secondo, per via della sua statura relativamente bassa e del fatto che la stragrande maggioranza dei suoi elementi passano quasi a raso terra, il coaster non ha tutto questo grande impatto visivo sullo skyline del parco, almeno guardando da lontano. Tuttavia, Icon fa veramente sentire la sua presenza man mano che si entra nel parco, con il suo Junior Immelmann che sbuca sopra gli edifici e col percorso che diventa progressivamente più visibile.
I punti dove Icon lascia il miglior impatto visivo sono ovviamente il piazzale d'ingresso, con l'inconfondibile portone ricamato, e l'intera area sud del parco. In questo punto, il coaster contiene diversi elementi intrecciati uno assieme all'altro, costruiti al di sopra dei camminamenti del parco, rendendo l'insieme veramente ipnotico da guardare da queste posizioni. Parlare della tematizzazione di questo coaster fa un po' ridere, perché a questo punto è diventato una vera e propria meme nella community inglese di appassionati. Vedete, Amanda stessa ha sostenuto che Icon non è tematizzato, ma stilizzato. Ok, senza contesto non ha senso, quindi lasciatemi spiegare. Anche se questo coaster non contiene aspetti che sono integrali per un tema di un'attrazione, come una storia di fondo ed elementi scenografici complessi, Icon è comunque ben decorato in uno stile abbastanza coerente. Questo stile è vagamente ispirato al Giappone, con dei ciliegi piantati in alcune parti vicino al tracciato e con degli archi in stile giapponese posti sia sul portale d'ingresso che sul tetto della stazione. Il logo di Icon contiene anche il kanji per la parola veloce in giapponese. Per non parlare dell'inconfondibile colonna sonora composta da The Notable Stranger, che suona sia per la fila che in stazione. L'unica cosa che non mi fa molto impazzire riguardo alla tematizzazione è l'uso di erba sintetica vicino al primo e il secondo lancio. Sarebbe stato molto più bello secondo me se avessero usato erba vera, ma a questo punto stiamo veramente cercando il pelo nell'uovo. Tuttavia, se basate il vostro giudizio su esperienze immersive, intricatamente tematizzate e che hanno una storia da raccontare, forse non troverete Icon un granché. E siamo onesti, lo stesso vale anche per il resto della Pleasure Beach. In compenso però, entrambi offrono qualcosa di molto, molto più diverso e speciale: l'interazione con altre attrazioni. Ma forse sto correndo troppo. Facciamo un passo indietro e continuiamo parlando dell'intera esperienza fin dall'inizio. Varcato il portale d'ingresso, entrerete nella queue line. La prima parte consiste in un passaggio curvo che passa sotto ad una delle eliche del coaster, per poi entrare in un lungo rettilineo prima di arrivare direttamente in stazione. Questo rettilineo è particolare, perché a sinistra vi troverete l'intera seconda metà del percorso di Icon in piena vista, assieme al primo lancio che scorre parallelo alla fila. The Big One, Infusion e Big Dipper sono anche facilmente visibili. A destra, invece, passa il tracciato dell'attrazione a macchinine elettriche del parco Grand Prix, separato da un recinto metallico, e si ha una vista discreta di Avalanche Revolution. L'interno della stazione ha un aspetto molto moderno, con muri neri e queste bellissime cornici rettangolari illuminate. Vi do un consiglio: appena entrate in stazione, iniziate subito a cacciare i vostri telefoni con il codice QR del vostro e-ticket, perché vi verrà chiesto di esibirlo appena prima di arrivare ai cancelli di imbarco. Non avete idea di quanta gente rallenta la fila perché non hanno il loro codice QR pronto. Subito dopo il tornello degli e-ticket, la fila si separa in due. Andando a sinistra, potrete aspettare per la prima fila, mentre a destra potrete recarvi direttamente ai cancelli per tutti gli altri posti. Al di là dei treni, ci sono degli scomparti dove lasciare zaini o piccoli oggetti come i telefoni. Questi scomparti si aprono e si chiudono automaticamente ogni volta che parte o arriva un treno. Questi sono gli stessi scomparti presenti su Blue Fire ad Europa Park, se ce l'avete presente. Prima di arrivare a parlare del percorso, vorrei toccare un altro aspetto di Icon che va menzionato, ovvero i treni. Io adoro questi treni. Hanno una colorazione principalmente composta di giallo-oro che crea un contrasto fantastico con il tracciato grigio. La testa del treno, detta la Zero Car, è fatta quasi a forma di serpente, con dei fanali gialli al posto degli occhi. Quelli, assieme alle luci che si accendono sui lati del treno, lo fanno veramente prendere vita di notte. Un'altra particolarità di questi treni sono le protezioni. Le protezioni di Icon sono delle lap bar che scendono comodamente sulle gambe e sono presenti su tutti i coaster estremi della Mack Rides. Curiosamente, le protezioni sono state cambiate per la stagione 2021 e onestamente non so esattamente il motivo. Purtroppo, questo cambiamento si è rivelato un lieve peggioramento. Queste protezioni, prima di tutto, hanno delle cinture di sicurezza extra, assenti su quelle vecchie, e questo rallenta notevolmente i tempi di carico e scarico, cosa che è estremamente apparente quando fanno andare il coaster con tre treni.
La seconda è che si stringono ancora più facilmente di quelle vecchie durante il percorso. Fortunatamente non sono tanto scomode, anche quando capitano strette. Un'altra cosa che vale la pena sapere è che su questo coaster i sedili in ultima fila, spesso soprannominati i Big Boy Seats, sono leggermente più spaziosi per permettere l'accesso dei guest più grandi. Per gli ospiti di taglia normale, questo rende l'ultima fila ancora più divertente, visto che i sedili più grandi permettono di avere un'esperienza leggermente più spaziosa. Aggiungiamoci il fatto che le forze del coaster sono decisamente più pronunciate in ultima fila, e non serve nemmeno dirvelo che questa è la mia fila preferita sul coaster. Icon inizia avanzando lentamente in avanti e fermandosi sul tracciato di lancio. A questo punto si sente un effetto sonoro che cresce sempre di più finché non si sente sussurrare e il coaster gradualmente inizia a prendere velocità. Già, questo sarà il lancio più fiacco che io abbia mai provato su qualsiasi roller coaster e probabilmente il punto dolente più significativo di Icon. È semplicemente un modo per far sì che il coaster prenda velocità e non molto altro, purtroppo. Fortunatamente il resto del percorso è tutt'altro che fiacco per la maggior parte. Alla fine del lancio è presente un tunnel con acqua nebulizzata, che almeno dà un buon effetto disorientante. Poi si viene sparati dritti in aria su un top hat alto una ventina di metri. Questo elemento regala un pop di ejector airtime in salita per quelli in prima fila e lo stesso in discesa per quelli in ultima. Su questo top hat è anche presente la prima interazione notevole sul coaster, ed è con la lift di The Big One. Scendendo dal top hat, si passa attraverso un conveniente spazio vuoto nei sostegni di The Big One e si percorre un inclined loop verso sinistra, ovvero un giro della morte inclinato. Chiamarlo così lo fa sembrare un'inversione, ma invece quando ci sei sopra sembra più una curva parabolica. Questo elemento non è intenso, però regala delle buone visuali delle persone sottostanti. Successivamente si prende una curva piegata a 90 gradi a destra che vi fa scendere nella zona precedentemente occupata dai go-kart. È qui dove il tracciato si intreccia assieme ai percorsi di Steeplechase e Big Dipper. Dopo un breve slalom, che dà delle leggere sensazioni laterali, Icon risale prima a sinistra e poi a destra, sulla sua unica inversione, almeno secondo il Roller Coaster Database, un inline twist. Questo elemento regala del buon hang time, ma non aspettatevi qualcosa di tanto potente quanto l'inline twist di Blue Fire. Dopo due gobbe fuori asse che danno dei momenti di leggero ejector airtime, il coaster entra in un secondo tunnel pieno d'acqua nebulizzata, seguito dal secondo lancio del coaster dove si arriva alla velocità massima di 85 km/h. Questo lancio è probabilmente ancora più fiacco del primo, ma almeno il fatto che si entra con un bel po' di velocità aiuta a renderlo un po' più divertente. Dopo un lancio abbastanza scialbo, si entra sull'elemento migliore di tutto il coaster, almeno secondo me, il Junior Immelmann. Lo dico con la mano sul cuore, non so come fa questo elemento a non contare come inversione. Di certo ha una sensazione di inversione migliore del dive drop di Hyperion, che per qualche motivo conta? Boh. L'Immelmann di Icon non solo è il punto più alto del coaster con 27 metri, ma offre anche una deliziosa sequenza di sensazioni, da hang time a hang time laterale fino a dell'ejector airtime in discesa, soprattutto in ultima fila. Questo è seguito da un piccolo e brusco Stengel dive a destra in una curva a sinistra che porta al migliore momento di airtime su tutto il coaster. Una piccola airtime hill che per via dell'alta velocità del coaster vi catapulta fuori dal vostro sedile con forza. Successivamente si passano due eliche ridicolosamente strette, senza dubbio il momento più intenso del coaster in termini di pure forze G positive. Il Roller Coaster Database riporta che le forze G massime di questo coaster sono 4,3G e sono quasi certo che avvengono in quel punto in particolare. Se avete le mani alzate, sentirete proprio il peso di queste forze G sulle braccia e se il coaster è completamente riscaldato, potreste anche andare in grey out. La transizione tra un'elica e l'altra è anche molto brusca e dà delle buone sensazioni laterali. Dopo di quello si entra in una curva piegata di fuori che dà un momento moderato di airtime e il coaster termina con una piccola curva parabolica e uno slalom che passano in parallelo con la parte finale di Big Dipper prima di finire sui freni. Icon ha un tracciato lungo un totale di 1143 metri e ha una durata totale di 2 minuti e 41, decisamente un coaster che vale la pena aspettare in fila per provare.
Una cosa per la quale il coaster viene spesso criticato è l'intensità. Da come vi ho mostrato sull'analisi del percorso, Icon non è costantemente intenso da inizio a fine, ma solo in determinati punti, particolarmente nella seconda metà del coaster. Mentre posso capire da dove provengono queste critiche, una cosa che bisogna sapere di Icon è che i cosiddetti punti morti del coaster non sono stati fatti così per sbaglio. Sono stati disegnati apposta per permettere agli ospiti di ammirare i loro dintorni senza disorientarli troppo, specificamente durante le interazioni con gli altri coaster. Troppe forze G positive possono portare ai grey out, e quando si cerca di regalare un'esperienza visiva oltre che sensoriale, sfocare la vista ai passeggeri per via dell'intensità non è necessariamente l'ideale. Per fare un confronto, Nemesis a Dalton Towers, anche se è un coaster nettamente superiore, è così brutalmente intenso che fatichi ad ammirare le visuali che offrirebbe quando si tuffa nei suoi vari scavi, eccellendo quindi nel creare un'esperienza sensoriale, ma così facendo ferisce l'esperienza visiva. Oltre a questo, quelli della Pleasure Beach hanno affermato che non volevano esagerare con l'intensità del coaster, per far sì che possa avere comunque i suoi momenti intensi, pur essendo relativamente accessibile ad un ampio bacino di utenza. Infatti non è raro vedere sia bambini che persone anziane che provano e apprezzano questo coaster. Non per nulla è uno dei coaster più popolari del parco. Quindi Icon è stato un enorme successo per la Pleasure Beach, giusto? Giusto, vero? Che sia da lezione a chiunque fosse interessato ad immergersi nel settore dei parchi. Potreste anche creare l'attrazione più entusiasmante, rivoluzionaria o ingegnosa di tutto il mondo, ma se non sapete venderla al vostro pubblico, non vuol dire niente. Questa è una cosa che la Pleasure Beach ha dovuto imparare con le cattive. Purtroppo, il marketing del parco era assai mediocre, con uno spot televisivo assai vago che non mostrava alcuni video dell'attrazione e con l'ultima immagine che mostrava The Big One in primo piano, rendendo ancora meno chiaro cosa stessero cercando di pubblicizzare. Qualche mese dopo l'inaugurazione, ad agosto, il parco mandò in onda un secondo video promozionale, stavolta con dei video raffiguranti il coaster. Sfortunatamente era un tantino troppo tardi. Di conseguenza, molte persone che abitano anche già solo nella stessa contea di Blackpool, il Lancashire, non sono manco consapevoli dell'esistenza di questo coaster. Allo stesso tempo, Alton Towers ha inaugurato Wickerman, il loro nuovo wooden coaster della Great Coasters International. Ora, ditemi tutto quello che volete sulla Merlin e come sono una pessima compagnia intenta a distruggere ogni loro parco con attrazioni mediocri e bla bla bla. Ma una cosa è assolutamente certa, loro sono dei geni del marketing, possono uscirsene con l'attrazione più mediocre del mondo e riuscirebbero comunque a farla sembrare qualcosa di speciale. Infatti, per Wickerman hanno creato uno spot estremamente coinvolgente per l'attrazione, un logo facilmente riconoscibile ed un vago collegamento ad un famoso film folk horror inglese. Tutti questi fattori hanno fatto sì che il coaster abbia catturato fin da subito l'attenzione di tutti. Certo, Wickerman è tutt'altro che un coaster mediocre, anzi, è una delle mie attrazioni preferite di Alton Towers, ma mentirei se vi dicessi che lo ritengo migliore di Icon, e non ci si avvicina neanche. In questo caso però, la qualità dei due coaster è irrilevante. Per questo motivo, malgrado un'ottima ricezione da parte degli appassionati, Icon non è stato il successo che la Pleasure Beach si aspettava, e non sono riusciti a raggiungere i numeri ai quali stavano puntando. Non è nemmeno l'attrazione più popolare del parco, visto che quell'onore va a The Big One. Adesso, la notorietà di Icon al di fuori di Blackpool e dai cerchi degli appassionati sta lentamente aumentando, e si spera che in futuro il coaster possa avere la ricognizione che disperatamente si merita. A proposito del futuro di Icon, mentre stavo finendo di scrivere questo copione, la Pleasure Beach ha lasciato questo post criptico sui loro social, annunciando una novità 2022 di nome Enso, con il sottotitolo Icon with a Twist. I due kanji, racchiusi dentro la O, raffigurano le parole cerchio e antenato in giapponese.
Il sottotitolo, assieme a questi caratteri giapponesi, suggeriscono che per la stagione 2022, Blackpool Pleasure Beach, grazie alla Mack Rides, convertirà uno dei vagoni di Icon in uno spinning, ovvero che potrà girare su se stesso. Questo potenziamento si chiama Hybrid Drain ed è stato inizialmente collaudato su Blue Fire. Il primo esemplare permanente di questo modello si trova in Australia in Steel Taipan, un clone modificato di Blue Fire con l'ultimo vagone spinning. Si presume che per provare questa nuova esperienza su Icon bisognerà pagare extra, però secondo me sarà qualcosa di così differente ed emozionante che alla gente non dispiacerà spendere i soldi per andarci. E francamente, un simile potenziamento lo trovo un metodo molto più dignitoso di ottenere più soldi dalla gente invece che spargere in un parco giochini da fiera di paese o inserire delle macchinine da sala giochi glorificate. Quindi, se quello che vi ho detto finora non vi ha ancora convinto a venire a provare Icon, forse lo farà questo. In fin dei conti, quale sarà il punteggio finale da aggiudicare ad Icon? Dopo averci pensato su duramente, ho deciso di dare a questo coaster un 9 su 10. L'unico motivo per il quale non ho dato al coaster un punteggio perfetto è quasi interamente dato ai lanci che lasciano parecchio a desiderare e magari anche il fatto che il coaster tende a vibrare leggermente, ma non fastidiosamente. Rispetto a tutti gli altri 9 coaster a Blackpool, però, Icon è liscio come il burro. Icon è tra i coaster più completi che io abbia mai provato, con un ottimo mix di airtime, intensità, hang time e visuali, che si uniscono quasi perfettamente. È il miglior coaster che io abbia mai fatto? Purtroppo non lo è più da tempo, però è senza dubbio il coaster al quale sono più legato emotivamente. Ho seguito attentamente la sua costruzione e non credo di aver mai sentito tanto hype per un coaster quanto per Icon. Inutile dire che se pianificate un viaggio in Inghilterra, assolutamente venite a visitare Blackpool per provarlo. Sembrerebbe quasi come se il parco mi avesse pagato per dire una cosa del genere, ma non è vero. Questa non potrebbe essere una raccomandazione più sincera. Ma poi, mi spiegate come mai un parco inglese mi dovesse pagare per fare una recensione in italiano che probabilmente non avrà tantissime visualizzazioni? Ma ora voglio sapere da voi quali sono le vostre impressioni di questo coaster o forse, se ci siete saliti, come l'avete trovato. Fatemelo sapere in un commento. Inoltre, non dimenticatevi di lasciare un bel like su questo video, iscrivetevi se non l'avete già fatto e suonate la campanella per rimanere aggiornati sui miei nuovi video. Tutto questo e molto altro, sempre qui su Mondo Coasters.